ancora Coppa del Mondo, seconda giornata di gare in Liguria. Genova 2024 che ospita questo grande appuntamento con l'Orienteering. Lasciata la sprint e lasciata Voltri, si replica con la staffetta, seconda giornata di gare, dicevamo, di questa Coppa del Mondo in Liguria. Liguria che nel 2026 ospiterà i campionati del mondo. Rieccoci con voi ancora Gianfranco Benincasa che vi sta parlando e Pietro Ilarieti qui con me. Ciao Pietro. Bene, buongiorno, benvenuti a tutti a questa seconda giornata di gara. Ci si sposta a Nervi, cambia tutto, cambia il format, praticamente si corre per, ovviamente per squadre nazionali, ma uomini e donne assieme. L'Italia schiera al via Caterina Dallera, Francesco Mariani, poi Maddalena De Biasi e prima di lei in realtà Mattia De Bertolis. Questi sono i nostri quattro fantastici atleti e poi avremo anche un'Italia, diciamo, due che correrà con altri ragazzi e i giovani, quindi c'è la possibilità di fare una bella esperienza internazionale qui a Nervi, la patria del Liberty. Vedi questo parco fantastico, qua dietro c'è anche la montagna di Sant'Ilario dove c'è la stazione, che ora non più attiva, di Sant'Ilario, resa famosa da una canzone di De André. Da Voltri a Nervi allora per questa seconda prova per la staffetta mista in Coppa del Mondo di Orienteering. Ricordavi la nostra formazione: Svezia e Svizzera i favoriti, poco più dietro forse Norvegia e Finlandia, un passo indietro un Francesco Mariani che sarà desideroso soprattutto di dare il meglio, sì. Davvero prova sfortunata nella sprint individuale, lo avevamo visto anche, no, nell'intervista, molto deluso, molto amareggiato e deluso. Diciamo che però Mariani è un ragazzo di buon carattere, probabilmente saprà fare tesoro di quella, niente, diciamo, imprecazioni così. Quindi no, dice. Niente imprecazioni, però era molto deluso e mi ha proprio detto: mi raccomando, l'intervista più corta possibile, perché veramente ci sta, lo capiamo, per una volta tanta amarezza per quel controllo saltato, chissà sì. Perché ancora non si è capito non bene, non si è insomma. Capito bene, pare l'ultimo sì. 22esimo di 22, incredibile, lui è passato forse fin troppo veloce e la stazione non ha fatto in tempo a rilevare il suo passaggio, però veramente un peccato. Resta, diciamo così, una prestazione che in termini assoluti è ottima, era un quinto posto di livello internazionale, probabilmente il migliore risultato per l'Italia di sempre. Qua vediamo la mappa, si passa diciamo in questo bellissimo parco, una bellissima passeggiata, questa qua che vediamo verso il mare, la passeggiata è lungomare Anita e questa che vedete tratteggiata in basso è la ferrovia, quindi ecco, ci sono diversi motivi e spunti di interesse. Qua partono le prime, qui dietro vediamo Caterina Dallera che è la nostra azzurra, molto veloce, molto brava, la favoritissima Gemperle, sicuramente una, lei è sempre molto sì. Scenografica quando si tratta, sorridente, di anche. Quando la incontri magari di persona no, ma davanti alle telecamere è sempre iper espressiva. Parco sì. Di Nervi, bello, ci sono anche tanti tifosi italiani stranieri in una giornata anche in questo bella. Caso baciata dal sole e soprattutto spero anche dalle forti emozioni per una gara ricca di cambi, possiamo dirlo senz'altro, e speriamo anche di adrenalina e speriamo di soddisfazioni anche per quanto riguarda i colori azzurri. Sì, è così, ma è così che deve essere, perché questa è la gara a squadre, è una staffetta, quindi emerge il valore del collettivo, quindi tu puoi avere magari due, tre elementi forti, ma il segreto qui è avere una squadra, diciamo, tutta di alto livello, quindi potresti essere in testa, partire molto bene e poi essere facilmente recuperato. E poi c'è un'altra componente, la responsabilità che tu hai nei confronti dei tuoi compagni, perché se sbagli tu sbaglia tutta la squadra, quindi soprattutto anche adesso al lancio, siccome è molto importante partire bene, chi parte al lancio si carica addosso un bel fardello. È una gara che richiede anche una buona preparazione fisica, no? Perché hai questo tratto che devi correre, lo dai e lo fai e lo affronti nel migliore dei modi, a tutta sì. Preparazione fisica, ma anche mentale, grande, devi avere studio, grande anche. Lucidità sulla carta, devi avere grande studio, come dicevi tu. Siamo sicuri comunque che queste gare internazionali, come sempre, tirino fuori il meglio da tutti gli atleti, le atlete in questo caso che vediamo già impegnate, lo auguriamo vivamente
anche alle nostre azzurre e ai nostri azzurri. E intanto qui con noi ancora Andrea Calzetta per quanto riguarda la parte tecnica a coadiuvarci. Ricordiamo, grande sforzo televisivo, Rai Sport c'era con le sue telecamere per proporvi queste due giornate di Coppa del Mondo nel nostro paese, in Liguria, Liguria-Genova, che nel 2026 ospiterà anche i campionati del mondo. E prima lo ricordavamo anche nella puntata 1 di queste due giornate, nel 2025 anche i campionati del mondo juniores in quel del Trentino. Sì. Ma torniamo lungomare, qui siamo sul lungomare, molto bello, come vedi è una classica passeggiata dove molti turisti stanno appunto facendo così, stanno prendendo quella boccata d'aria dopo aver pranzato, infatti si corre il pomeriggio. Parte bene la nostra Caterina Dallera, ma chi parte invece benissimo è Natalia Gemperle, che è davanti alla Gran Bretagna e poi la Francia e la Norvegia, la Svezia. Insomma, devo dire che in questo weekend forse meno bene del previsto gli svedesi. Si dice che forse non abbiano affrontato la parte di così studio così attentamente come al solito. Ecco, questo è un po' quello che ho raccolto sul campo gara, mentre vediamo che la Gemperle è proprio già in grande vantaggio, sempre prima, e si presenta già con una decina di secondi di vantaggio. Molto bene la Gemperle, quindi. Pietro, facciamo anche un po' di gossip. Abbiamo visto il giallo prima di Mariani, anche questa staffetta ha avuto il suo piccolo giallo, perché mentre i percorsi cambiano, della sprint sono stati divulgati un po' prima in internet. Sì. Ma è successo che un tecnico sbadatamente ha pubblicato una mappa di gara, quella degli uomini. Cosa che sarebbe assolutamente vietata, però diciamo così che gli atleti erano tutti posizionati in quarantena. Si è deciso comunque di correre, perché l'orienteering è lo sport del fair play, e con il senno di poi ti devo dire che la mappa evidentemente non l'hanno vista. Perché? Perché hanno sbagliato tantissimo. Questo vuol dire che non hanno avuto modo di studiarlo. Eh sì, perché è un piccolo giallo internazionale. Arriva Caterina Dallera, intanto scusami, arriva Dallera, che è la nostra, ogni assolutamente tanto porta colori. Vediamo anche gli azzurri, ogni tanto gustiamoceli. Eccoci qua. Scivola, però. Scivola giù. Dai il cambio a Mariani, un Mariani scatenato che parte subito. Non benissimo. Si è fatta male. Non si è fatta niente, solo stanca. Ecco, rassicuriamo un attimo un Mariani che sta andando benissimo. Lasciami un attimino aprire il discorso anche su quello che è la produzione di cui abbiamo parlato. 18 telecamere impegnate, quindi 18 uomini, due droni e un bel camion regia che ci permette di mixare bene tutte queste immagini, in questo caso dal drone. Quindi vi proponiamo un orienteering ai massimi livelli. Un orienteering che è uno sport davvero corretto, tornando indietro al giallo, perché... E poi è stata trovata questa soluzione nelle riunioni tra tecnici e dirigenti, perché cosa hanno deciso? Hanno tenuto valido il presupposto che le squadre abbiano in qualche modo rispettato i principi di fair play, no? Non in tutti gli sport, e questo è già una cosa del tutto particolare. Quindi fair play, quindi le squadre, secondo i dirigenti, i tecnici, non si sono astenute in qualche modo da guardare mappe percorse, e quindi si è corso comunque. Però, come ti dicevo, questi atleti, i loro tecnici sono stati per molto tempo prima della gara in quarantena. Queste mappe sembrano essere rimaste online per circa un quarto d'ora, e qua però vediamo che alla fine i valori sono quelli soliti, perché il primo in testa è Rankin, seguito da Svenks e poi Kilmula eccetera, cioè quindi finlandesi, cechi, danesi. Diciamo che il margine è ampio, dietro c'è questo treno, è tutto veramente, mi sembra, all'insegna proprio della normalità. Non si vedono, diciamo così, cose strane, è passato, niente sorprese. Esatto. La gara infatti ha visto subito la Svizzera partire forte, guadagnare terreno prezioso con Natalia Gemperle su Gran Bretagna, Francia e Norvegia. Svizzeri bene, no? Con Rankin anche in questa
Ed eccolo Mariani frazione. Che sta andando non bene, benissimo. Eccolo pensa Mariani che Mariani sta guadagnando circa 10 secondi sul primo, quindi vuol dire che lui sta andando più forte in questo momento Rankin. Di Rankin, e ha guadagnato circa 2 posizioni, che sembrerà poco, ma in realtà è tantissimo, perché ricordiamo che lui è al massimo dello sforzo, sta leggendo la mappa, si sta comportando veramente bene. Qua molto traffico anche. Attenzione, bisogna stare attenti a non scontrarsi. Quindi questa seconda frazione, bene la Svizzera che rimane in testa, bene l'Italia che in rimonta, crollano Gran Bretagna e Francia, salgono un pochino Svezia, Finlandia e Cechia. Mariani viaggia bene con una sotto i 50 secondi di ritardo. Qua è quel traffico di cui parlavamo. È infiammato un po' anche i tifosi, sì. No? Sì, assolutamente, perché comunque bisogna dirlo che l'Italia ha dato una bella prova, cioè abbiamo... ci siamo espressi per come ci aspettavamo. Oggi, ovvio, avere il 5º posto ieri di Mariani sarebbe stato per noi un risultato grandissimo, però quello che io penso, guardiamo anche un po' a medio termine, i nostri ragazzi ci sono, non l'hanno dimostrato magari in casa, ma arriveranno e prima o poi ci regaleranno magari un risultato pazzesco, come poteva essere il 5º posto potenziale di Mariani appaiato a Polsini. Qua vediamo, siamo nella fase finale, come vedi Rankin viaggia spedito. Con grande vantaggio. E poi dietro c'erano Svezia e Norvegia, ma ho visto molto bene anche la Finlandia con tutte e due le squadre. Con tutte e due le squadre. E anche la Cechia dietro stava rimontando. Qui c'è il secondo cambio. Eccolo qua, Rankin può ora riposarsi. Riccardo Rankin ha fatto davvero un'ottima prova. Arriva anche la Svezia. Come dicevamo, in seconda posizione almeno momentanea. Quindi cambio anche per gli svedesi, per la nazionale delle tre corone, che paga 10.2, poi Finlandia 1, vedete in grande rimonta 19 secondi e 1 rispetto alla Svizzera, e anche Finlandia 2, avevamo molto visto bene. Le due squadre finlandesi, come detto, e Cechia che sta anche in grande rimonta. Finlandia che parte benissimo. Crollata Norvegia, crollata la Gran Bretagna, crollata la Francia. Vedremo se riusciranno a scuotersi con il terzo frazionista. Parte molto bene Thomas Ekila, che parte poi in terza posizione e poi sale e sta andando molto bene. E ecco che arriva Mariani che dà il cambio a De Bertolis. C'è una grande attesa anche per De Bertolis, che ha dimostrato di essere un atleta. Finisce scivola. Giù Mariani. Però anche lui solo una scivolata, ma questo prato morbido ha attutito, diciamo così, la sua caduta. Bravo Francesco Mariani, grandissima prova, è sfinito, ha dato tutto. Italia che prova ancora a rimontare, Svizzera con Hadorn ora in testa e poi la Finlandia dietro, e sta in rimonta anche la Cechia. Finlandia che sta davvero facendo molto molto bene, sono crollate le due squadre norvegesi, le avete viste, 8ª e 9ª posizione in questa terza frazione della staffetta mista, seconda giornata di gare di Coppa del Mondo. Siamo a Nervi in Liguria. Che ospita questa grande prova, questo grande weekend di Coppa del Mondo. Joey Hadorn, che è lo svizzero in questo momento che sta andando, ma non è un pochino incerto, non sta andando così bene, mentre ricordiamo che l'Italia ha cambiato 16esima. Permettimi, anche se siamo sulla corsa, di aprire una piccola parentesi. Io so già dove vuoi andare, perché a parare. Sai che io sono per le due ruote. Non mi dirai mountain bike orienteering. Non grandi mi dirai risultati, che Iris, esatto. Ha fatto bene? Molto bene, siamo appena stati in Polonia, campionati europei di mountain bike orienteering, 3 ori per Iris Aurora Pecorari. Sì. Grande scorpacciata. Veramente, speriamo che continui così anche nella categoria Elite. E abbiamo avuto 2 invece bronzi con un altro nostro atleta che si chiama Rado Kalk, è un triestino, mentre passa De Bertolis, e poi il 3º posto diciamo così nella prova staffetta. Quindi molto bene il Trailo a inizio anno, molto bene i ragazzi della corsa orientamento, molto bene anche la mountain bike orientamento. Sta per arrivare anche lui, nuovo cambio, Svizzera nettamente in testa a questa staffetta mista. Iris Aurora Pecorari, ricordavi 3 medaglie d'oro, davvero un successone.
È tornata ad altissimi livelli dopo un inverno difficilissimo, passato a recuperare quel grave infortunio patito lo scorso autunno. Frattura di alcune vertebre e una ha rischiato davvero molto, tra l'altro lo avevamo qualche ricordato. Mese immobilizzata. Ora c'è il passaggio del punto spettacolo dove gli svizzeri sono ancora primi, ma hanno perso, non sono più così davanti come quando hanno cambiato, quando hanno avuto appunto il passaggio dalla seconda al terzo frazionista. Vediamo sempre in questo caso Adorn che sta andando molto bene, ma sta subendo un pochino la rimonta. Vediamo gli azzurri, dovrebbe comparire. Era tredicesimo Eccolo nel qua. Passaggio De Bertolis. Queste sono le immagini Rai personalizzate proprio per l'Italia e ringraziamo Claudio Russo per il supporto e ci prepariamo al cambio. L'ultimo. Con la Svizzera, sono le finalizzatrici. Abbiamo parlato della responsabilità di chi sta al lancio, ma anche chi deve concludere ha una bella responsabilità. Importante nelle staffette evitare davvero ogni più piccola sbavatura, non è un modo di dire, ogni imprecisione viene pagata con secondi di ritardo, quindi anche i meccanismi al cambio, per esempio, come stiamo dicendo e come abbiamo avuto già modo di ricordare, sono particolarmente importanti con una Svizzera che sta facendo tutto bene. Qui ancora De Bertolis che ha fatto benissimo nella prova individuale, ha recuperato qualcosina anche in questa staffetta, l'avevamo visto prima, era tredicesimo, forse ha recuperato ancora qualcosina. Staremo a vedere alla fine come si posizioneranno i nostri azzurri. Abbiamo visto Adorn che verso il terzo chilometro, la gara è 3,7 e qua deve essere successo qualcosa perché risulta, ecco qui passa anche Mattia Corona, un trentino della Valle di Primiero, tesserato per l'US di Primiero. Erano presenti i dirigenti dell'US Primiero, abbiamo visto Roberto Pradel con Lino Orler e quindi sono venuti a fare il tifo per lui. E qua invece siamo nella parte finale, vediamo se succede qualcosa, ma le donne sono pronte. Ecco qua vediamo la Tove Alexanderson con queste diciamo così questo trucco da battaglia, nel senso che si prepara alla battaglia finale e si è dipinta sotto gli occhi. Ma qua, ecco, succede che viene superato Adorn, lo svizzero. E quindi Svezia avanti rispetto alla Svizzera e poi Cecchia che sta facendo davvero molto molto bene e qui pronte le ragazze che andranno a finalizzare. E quindi a chiudere questa gara. Svezia è cambiato tutto. Finlandia e poi Svizzera ora nuovamente seconda, qui continua a cambiare, no? Adesso vediamo anche un po' una situazione in divenire, tutto ancora aperto per siamo il podio. Siamo al cambio, vedi che passa per prima la Finlandia con e poi Svezia Record. E poi la Svezia e Adorn qua. È solo terzo in questa fase. Quindi, e qua Svizzera, Roberto Dalla Valle inquadrato. Svizzera che è scivolata in terza posizione, arriva ora molto affaticato Adorn in terza posizione. Ha commesso un errore e poi la Cecchia lì che va giù un'altra anche scivolata, sì, perché lì sull'erba appena arrivano a tutta velocità scivolano. Quindi Finlandia, Svezia, Svizzera e Cechia, e questa noi... la nuova classifica momentanea al terzo ed ultimo cambio e si va verso la fine di questa staffetta mista, seconda giornata di prove di Coppa del Mondo a Nervi in Liguria. E noi aspettiamo il passaggio dell'Italia con De Bertolis che sta conservando una buona posizione mentre siamo sulla le ultime frazioniste. Noi abbiamo Maddalena De Biasi, un atleta del 2000, mentre Dallera era del 2001 e Mariani anche è del 2001, più esperto De Bertolis che è del 96. Eccoci qua nella passeggiata Anita, molto bella, molto 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 bella, con questa costa alta che va sul mare e subito vediamo la Ebersold che mette le cose in chiaro e passa di nuovo al comando, subito prima. E dietro c'è la Cechia e poi la Finlandia. Ricordiamo che al terzo cambio aveva visto un possibile ribaltone con Tuoma Häkkilä che aveva portato la Finlandia in testa davanti a Svezia e Svizzera, e un De Bertolis che era passato pimpante a 1,37, un primo 37,
ma già la Ebersold, come ricordavi bene tu, caro Pietro, ha messo le cose in chiaro, si è riportata subito lì davanti dove stanno i campioni, quindi Svizzera subito al comando, staccata Finlandia 1 e poi la Cechia, dove Alexanderson in quarta posizione, non in formissima effettivamente in questi due giorni di Coppa del Mondo. Esatto, sì, non è da lei, di solito lei c'è. Eccola qui. Arriva sempre aggressiva, ma lei ci ha abituato a grandi prestazioni. Po' stanca forse. Ieri un grave errore, diciamo che comunque, come anche i nostri azzurri, questi atleti hanno appena corso anche il round di Coppa del Mondo in Svizzera e la stagione diventa, diciamo lunga. Così, intensa, lunga, non è facile essere sempre al top, soprattutto nell'orienteering dove devi essere al top fisicamente ma essere lucido anche mentalmente, mentre qui Ebersol viaggia e si lascia alle spalle la finlandese Ariu e poi c'è la Janosikova della ceca Janosikova e poi vediamo dove Alexanderson è dietro la Gran Bretagna, Norvegia, Francia e ancora Norvegia e quindi andiamo avanti noi. Eccola qua Maddalena De Biasi che sta portando avanti questa prova dove appunto cerca se possibile di guadagnare qualcosina, speriamo di raggiungere una top 10 che per noi sarebbe un risultato grandissimo, l'abbiamo già ottenuto alcuni poco tempo fa in Ticino agli europei, in Coppa del Mondo invece non siamo mai andati così bene, quindi comunque vada al momento possiamo dirlo che questo weekend di gara sta portando ottimi risultati anche diciamo così agonistici, non solo organizzativi e poi ci penserà il nostro presidente Sergio Anesi a stilare quello che è un bilancio appunto federale, mentre se vediamo qui la Tove Alexanderson che se la cava bene come dici tu sugli sci d'alpinismo ma se la cava molto bene anche con la mappa, la bussola e con i piedi. E spera di entrare nella top 10 anche il CT Stefano Raus, ovviamente che vede una nazionale, se così possiamo dire, Pietro, in linea con le attese, no? Per quanto riguarda questi due giorni di Coppa del Mondo, no? Abbiamo visto Mariani sfortunatissimo che poteva chiudere benissimo in quinta posizione perché il tempo era quello, un Mattia De Bertolis che ha chiuso decimo, Mattia De Bertolis che ha fatto bene anche così come Mariani in questa staffetta mista, loro hanno già gareggiato, dobbiamo aspettare Maddalena De Biasi, giovane, interessante, che ha fatto tra l'altro un inizio di stagione molto bello, no? Sì, in questo 2024, ne abbiamo già avuto modo di commentarla. L'abbiamo, no? Vista vincere a Comacchio, l'abbiamo vista andare bene in genere, sia nelle gare cittadine che nelle gare in bosco. Hai parlato degli italiani, io direi che il bilancio degli italiani è ottimo. Se ieri avessimo avuto quel famoso quinto posto di Mariani, sarebbe stato addirittura eccezionale, però io credo che bisogna dare atto a questi tecnici giovani qua. Siamo quasi per rientrare di nuovo nel parco di nervi, questi tecnici giovani che hanno saputo far crescere una nuova generazione di ragazzi molto molto motivati che stanno facendo bene e qua Ebersold ecco, sta già vince e i compagni di squadra sta che già festeggiando, la raggiungono, Svizzera vince nettamente trionfo, questa staffetta dai. Mista erano i favoriti, parco di nervi, guarda che sorriso per in tutti e quattro, caso, grande Svizzera soprattutto le frazioni femminili e poi arriva la Finlandia e terzo posto per la Cechia, grande Finlandia 1, Cechia 1 terza posizione, solo quarti dove Alexanderson distrutta sul traguardo, la Svezia a 10 secondi 1, a 4,7 la Finlandia dalla Svizzera e a 5 e 6 la Cechia dagli elvetici, quindi Svizzera, Finlandia, Cechia, solo quarta la Svezia, effettivamente un po' sotto le attese, sì, in queste due giorni di Coppa del Mondo italiana. Non sono abituati. Non si porteranno via bellissimi ricordi, no, dalla Liguria, si porteranno però via i bei paesaggi, la vista del mare e le due giornate di sole. Assolutamente, arriva la Benjaminsen che è un'altra bravissima atleta norvegese e bene direi anche per lei, poi in questa classifica ovviamente dobbiamo andare a togliere quelle che sono le seconde squadre, quindi Norvegia 1, Norvegia 2, solo la migliore rimane in classifica e questo potrebbe voler dire che per l'Italia bisognerà aspettare un attimo per capire se siamo in quella top 10 oppure ripulire no, la classifica dalle seconde squadre e vedere dove siamo undicesimi, no, peccato, incredibile, per un soffio Norvegia 2 peccato. Eh sì,
niente da fare. Svizzera 1, Finlandia 1, Cecchia 1, questo il podio. Noi come azzurri undicesimi, però insomma bravi. Un applauso a Caterina Dallera, Francesco Mariani, Mattia De Bertolis e a chiudere Maddalena De Biasi, che e bravi anche in undicesima tutti posizione, gli altri azzurri, però, ecco, Giacomo Zagonella, abbiamo Gwenda Zaffanella, La Lucchetta, Scopel, Mannocci, Corona, Palumbo, De Nardis e Pellegrino Tecco. Questi sono un po' i nostri ragazzi che il CT ha portato, una squadra giovanissima per fare esperienza, perché è sempre importante confrontarsi a livello internazionale. Però, rivediamo qua sulla passeggiata, poi qui si risale gara. In questa parte di parco si però Ebersold per la Svizzera, niente, tanta roba, niente da fare. Ci hanno provato finlandesi e cechi a passare, così era in terzo cambio, ma la Ebersold in 4-4-8 ha rimontato le altre due nazioni, è la leader, si è presentata di Coppa lì del Mondo davanti e ha fatto davvero un'ultima frazione incredibile, quindi davanti alla per lei una due giorni al contrario che degli svedesi da portarsi nel cuore per sempre, insomma, sì, no? Come abbiamo detto prima, probabilmente oggi la Svizzera ha vinto grazie alle sue donne, perché la Gemperle e la Ebersold sono state veramente superiori. Non bene la terza frazione svizzera, dove hanno praticamente perso, sono passati da primi a terzi, però poi Benino Rancan, Riccardo Rancan in seconda frazione, ma sicuramente Gemperle e Ebersold molto meglio dei due maschietti. Bene, ma qua come vedi hanno poi rimontato alla grande. Quando punti una fish come la Ebersold probabilmente vai sul sicuro. Sorpresa, diciamo così, come abbiamo detto, della Tove Alexanderson, che siamo abituati a vedere sempre sul podio, se non prima, seconda, e oggi è addirittura quarta. Molto bene invece la Finlandia, sia Finlandia 1 che 2, poi 1 sul podio in secondo posto, quindi medaglia d'argento. Lì vediamo qua i finlandesi, e bene anche la Cecchia, che ha sciorinato una prova di tutto rispetto. Qui maglie Italia nel parterre delle premiazioni per quanto riguarda questa staffetta mista. Il presidente del FISO, Sergio Annesi, a premiare in questo caso la Svizzera, che ha il sorriso proprio quello smagliante delle grandi occasioni, come possiamo naturalmente vedere. E noi andiamo anche a sentire interviste, in particolare a Carbone e al presidente Annesi, quindi agli organizzatori di questa due giorni. E i nostri azzurri, come sempre. Caterina Dallera, questa esperienza internazionale dici che ti ha gasata, com'è stata? È stato molto emozionante correre davanti a tutti i nostri amici qua in Italia e mi è piaciuto molto. Francesco Mariani, una bellissima seconda frazione e dopo la grande prova di ieri oramai sei a grande livello anche tra i big internazionali. Sì, oggi ho provato a fare il mio, in realtà non è che mi sentissi molto bene fisicamente. Correre davanti al pubblico di casa è più difficile? Ma in realtà a me carica di più, sono più motivato, mi sento che posso spingere di più davanti al pubblico di casa. Mattia De Bertolis, terzo frazionista, dai, diciamo quest'Italia promossa. Sì, secondo me siamo andati abbastanza bene, forse potevamo fare qualcosa in più, però tutto sommato siamo soddisfatti della prova di oggi. Maddalena Di Biasi, è soddisfatta di come hai concluso per l'Italia? Sì dai, abbastanza, la prima parte è andata bene, poi dopo il punto spettacolo ero un po' stanca e ho commesso un errore sulla parte finale perdendo un po' di posizioni, però tutto sommato è andata bene. Gianluca Carbone, finisce questa Coppa del Mondo, la Liguria ce l'ha fatta. Sì, dai, adesso posso dire che siamo contenti, è andato tutto bene, mi sembra di vedere solo dei sorrisi e questa è la soddisfazione principale per un organizzatore. Quando non ci sono lamentele, quando ci sono solo complimenti, è il miglior premio che si può ricevere. È stata una settimana impegnativa tra allenamenti, Coppa del Mondo, gare di contorno, un grosso impegno, però buoni risultati. Presidente Annesi, finisce così la Coppa del Mondo, è un grande evento collaterale per la Liguria. Ma indubbiamente è stata una prima prova di quello che succederà nel 2026. Ovviamente la IOF ha testato attraverso questa gara quelle che sono le caratteristiche
di una località che sa offrire, accanto alla bellezza della località stessa, dei percorsi davvero tecnici e sa offrire soprattutto ospitalità dal mare alla montagna. Credo che con la città che sarà in grado di offrire il meglio di sé nel 26, questo sia estremamente importante per l'orienteering italiano e anche, vorrei dire, per l'orienteering a livello mondiale. E allora siamo giunti alla fine anche di questa staffetta mista, di questa seconda giornata di gare di Coppa del Mondo. Vince la Svizzera davanti a Finlandia e Cecchia. Grazie Pietro Ilarieti. Beh, grazie a voi, grazie alla Liguria, Voltri, Nervi, al comitato organizzatore di Gianluca Carbone, complimenti alla FISO per questo evento. Un evento davvero importante, aspettiamo i mondiali nel 2026, sempre in Liguria, sempre di orienteering. Grazie per essere stati con noi, rimanete con i programmi della rete. A risentirci, arrivederci.